sabato mattina dello scorso settembre, quando diverse associazioni, diversi cittadini si riunirono qui ai piedi di Porta a Portello per protestare contro l'installazione di due transenne che avrebbero modificato la viabilità del quartiere. Ritorniamo oggi ai piedi di Porta a Portello per notare che le transenne che erano qui alle mie spalle sono state disinstallate, sono state tolte. Cambia nuovamente quindi la geografia di Piazza Portello, lasciando così immutato il concetto di pedonalizzazione per quanto riguarda questa porzione di piazza. In poco più di 9 mesi, pochi cambiamenti tra vita universitaria e quotidianità dei residenti, il traffico di vetture e motocicli ha continuato a lambire i confini della zona pedonale, da via Gradinigo lungo via del Portello, quindi verso via Belzoni o via Marzolo. Utilizzati invece i nuovi parcheggi, quelli dell'attigua via Loredan, erano stati segnati proprio nel giorno della posa delle transenne. E in zona Portello incontriamo i cittadini e alcuni rappresentanti delle associazioni che si sono battute per la pedonalizzazione della zona e anche gli esercenti che qui lavorano, per chiedere quali sono le possibilità di crescita di questa zona e se la situazione attuale può essere positiva per il quartiere. Ben venga il buon senso dell'amministrazione nell'aver, diciamo così, cambiato idea, perché l'idea era quella di far passare le macchine davanti alla porta. Tutto sommato il traffico scorre, basta trovare delle soluzioni che ci sono, se si vuole, con sempre con la buona volontà e la voglia di far del bene per Padova. Attualmente che cos'è? Un ibrido? Non c'è un alberello? Non c'è una panchina dove sedersi? Ecco, questo fa di quel luogo non una piazza di sicuro. E dunque, certo, la pedonalizzazione è valida nella misura in cui la si valorizzi. Ci auguriamo che fra non molto tempo si affronti il problema, l'opportunità però anche di liberare la casamatta sotterranea, che è uno spazio con un suo fascino e con una sua storia sconosciuto. Chi lavora al Portello, che opinione ha di questa nuova faccia della piazza? No, da un lato siamo contenti per la rivalutazione della piazza, perché diciamo prima c'era un po' un degrado, adesso è una sistemata, si cominciano a vedere famiglie in giro e che passeggiano, c'è movimento lo stesso. Noi siamo un po' penalizzati per il discorso del passaggio delle macchine, però se dovessero venire fuori dei parcheggi questo ci aiuterebbe molto. Sindaco, ti ha promesso per iscritto che avrebbe riattivato l'asse Gradinigo. Io mi auguro che il sindaco tenga fede alla sua promessa e ci auguriamo che riveda la sua posizione. Abito qui e per fortuna abbiamo chiuso questa zona, perché era diventato indecente, le macchine continuavano a passare, parcheggiavano in piazza, i motorini lo fanno ancora. Adesso l'unico problema secondo me è la viabilità sotto la porta, perché comunque le bici ci corrono. Le biciclette dalla porta che arrivano sparate, che se ci sono delle persone o dei bambini che attraversano, che giocano, si li rovesciano per terra. Adesso gli studenti che da qui vengono in sicurezza sono in sicurezza per 20 metri, poi sono sbattuti in contromano da quella parte. Allora tirate via i primi due posti parcheggio là, i primi due qui a destra, e lasciate che sia una pista ciclabile anche se non è fatta. Opinioni contrastanti quelle che abbiamo raccolto parlando con i cittadini, contrastanti come del resto erano state le posizioni negli ultimi anni rispetto all'utilizzo di questa zona. C'è soltanto un punto in comune: rendere Piazza Portello vivibile, sì, ma anche vissuta con iniziative che possono rivalutare la zona.